cosa ti aspettavi? Di poter essere l'uomo più ricco del paese? Fare il premier? E che anche tutti ti amassero alla follia? Sì, io mi aspettavo proprio questo. Non è ancora uscito e già fa discutere per appena 30 secondi di trailer il nuovo film del regista Paolo Sorrentino su Silvio Berlusconi, un'opera di due parti di circa 4 ore, la prima intitolata Loro, la seconda Lui, come lui è stato visto dagli altri e come si potrebbe essere visto. Berlusconi ha cercato di avvicinare Sorrentino per fargli girare alcune scene anche nelle sue proprietà, ma il regista ha preferito lavorare da solo con il fedele Tony Servillo nella parte del protagonista e Riccardo Scamarcio che recita la parte di Gianpaolo Tarantini. Si è anche parlato di possibili querele preventive in un momento in cui l'ex cavaliere cerca di vestire il ruolo di padre nobile della nazione. Si temono più che altro le reazioni della stampa estera che non appena sente i termini bunga bunga va in solluchero. L'avvocato Cecconi, che assiste il leader di Forza Italia nel procedimento Ruby Ter, che lo vede accusato di corruzione in atti giudiziari, ha spiegato però che è prematuro fare valutazioni, aggiungendo che in alcuni casi iniziative di questo tipo, riferendosi ad eventuali azioni legali, danno maggiore pubblicità di quella che si dovrebbe. Secondo il legale, bisognerà attendere che il film sia uscito nelle sale e valutare se il regista si sia mantenuto nell'ambito del diritto di critica e della libertà di espressione artistica o se emergeranno profili diffamatori.